Sì, è stata fatta una legge che fa parte della legislazione sammarinese e viene fatta nel 1942 e chiaramente è un segno negativo nella legislazione sammarinese, però è una legge fatta per ragioni diplomatiche che non troverà mai applicazioni all'interno della Repubblica di San Marino, e anzi la Repubblica di San Marino è stato un territorio di accoglienza per gli ebrei. Nel documento presentato oggi, nella lettera di Ben Gurion dell'agosto 1949, c'è appunto un ringraziamento alla Repubblica di San Marino per aver salvato molti correligionari. Trovano ospitalità in territorio sammarinese diverse famiglie ebraiche, e già a partire dal 1938, ma soprattutto dal 1942. E possiamo ricordare l'arrivo in Repubblica di Regina Greenberg Brambilla, della madre Anna Pinkert e del figlio di Regina Edoardo Brambilla, che ha lasciato poi una testimonianza su questa ospitalità avuta in Repubblica. E Regina Greenberg Brambilla arriva a San Marino sicuramente tramite i contatti della sua famiglia aveva in territorio sammarinese, poiché la zia era stata una famosa cantante di opera lirica, Regina Pinkert, e aveva sposato il console onorario di San Marino a Milano, Edoardo Morotti. Regina Pinkert e Edoardo Morotti sono già deceduti nel 1942, ma i legami della famiglia con la Repubblica di San Marino certamente sono ancora presenti. E le due signore con il piccolo Edoardo troveranno ospitalità nella Repubblica di San Marino dal 1942 al 1945.